Molte volte fate, gnomi e elfi popolano la fantasia degli artisti, perché non tutti gli artisti dipingono ciò che vedono, ma molto spesso dipingono ciò che ricordano o immaginano. Il nostro cervello si modifica nei confronti della realtà, creando spesso nuove realtà. Per poter comprendere e apprezzare un'opera d'arte, dovremmo essere coinvolti attraverso tutte le nostre strutture cerebrali e cercare di rivivere la sensazione provata dell'artista al momento della creazione. Spesso però le capacità percettive sono alterate da gravi malattie mentali, come ad esempio la schizofrenia o la sindrome maniaco-depressiva. La depressione che afflisse Michelangelo fu di origine psichica. Lui incarna il mito dell'artista creatore e geniale, capace di portare a termine imprese titaniche, ma fu coinvolto da complesse vicende personali, legate anche al proprio periodo storico, al proprio tempo. Di lui però si ricorda anche la grande permalosità, irascibilità e l'insoddisfazione continua. Nel dipingere il volto di San Bartolomeo, uno dei 12 apostoli del giudizio universale della Sistina, mentre mostra al giudice il coltello, Michelangelo riportò nelle pieghe della pelle del martirio il proprio autoritratto, così dolorante e anamorfico. Francisco Goya fu affetto da encefalopatia, dovuta ad intossicazione di piombo, elemento presente nei colori che egli usava. Questo procurò a lui sordità e grave alterazione della percezione della personalità. Infatti, figure da incubo inizieranno a popolare i suoi dipinti. Pensiamo ad esempio alla serie di pitture nere che egli realizza per la propria casa dal 1819 al 1823. Sono 13 dipinti che ce ne rendono testimonianza. Dell'opera Saturno che divora uno dei suoi figli sono state date varie interpretazioni del significato del dipinto. Ad esempio il conflitto tra vecchiaia e gioventù, il tempo come divoratore di ogni cosa e la Spagna che divora i suoi figli migliori, in guerre, rivoluzioni e più in generale la condizione umana dei tempi moderni. Saturno che divora i suoi figli sembra simboleggiare il tiranno che divora i suoi sudditi, identificato in Ferdinando VII, che dopo la restaurazione e il ritorno sul trono di Spagna attua il ripristino dell'assolutismo e la repressione delle istanze liberali. Il tema è mitologico. Il dio Saturno, essendogli stato profetizzato che uno dei suoi figli lo avrebbe soppiantato, era solito divorarli al momento stesso della nascita. Con questo dipinto, insieme ad altri 5, Goya aveva decorato la sua sala da pranzo e trae ispirazione dal dipinto di Rubens del 1636, anche se questo è molto più convenzionale, mentre Goya attua una resa di Saturno come un uomo preso dalla follia, dipingendo la figura mostruosa con toni grigi e ocra, mentre sul corpo dilaniato dal figlio spicca il rosso del sangue, rendendo la scena raccapricciante e intrisa di un'atmosfera allucinata. Richard Dead fu un pittore inglese dell'Ottocento, il quale trascorse molti anni in manicomio per aver ucciso con un coltello a serramanico suo padre durante una semplice gita in campagna. Lo aveva scambiato infatti per il principe delle tenebre, nemico della sua divinità, il grande Osiris, alla quale aveva dedicato come tempio la sua camera d'affitto a Londra. E pensare che per tutta la vita aveva disegnato fatine, folletti, gnomi, elfi, un mondo strano fatto di piccole creature. Richard Dead manifestò i primi segni di malattia mentale durante un suo viaggio in Oriente, in Egitto, e si pensò a un'insolazione. Ma quando rientrò in patria, lui assalì con intenti omicidi diverse persone, tanto che fu deciso di rinchiuderlo in manicomio, dove morirà. Lì vivrà dal 1844 al 1886. La sua opera più famosa è Il colpo da maestro dello spiritello, in cui si vede un folletto che colpisce con un'accia una piccola nocciola. Pensate, questa è un'opera molto piccola, portata però a termine in ben 9 anni. Come disse Leonardo da Vinci, la pittura è una poesia che si vede e non si sente. E la poesia è una pittura che si sente e non si vede. Vi aspetto alla prossima puntata.